Marina, colpevoli del reato loro ascritto al capo A, e condanna ciascuna alla pena dell'ergastolo, oltre al pagamento, per quanto di ragione, delle silenzio in aula, per favore! Poco prima della sentenza della Cassazione, che io veramente speravo che uscissero, io già mi ero organizzata, lascio mamma un po' con Zema a sbollentare un po' la situazione. La rapisco, Sabrina me la porto, entrambi amiamo insomma il cinema, quindi io prendo le ferie e facciamo una maratona di DVD, di film che lei avrebbe voluto vedere e che non ha potuto vedere. Sicuramente qualche seduta da uno psichiatra non farebbe male, e poi il viaggio. Io ho investigato e poi è andata così. Claudio, morto prima. Morto? Non è morta. Non c'entra niente. Cosa non c'entra niente? Il momento della gelosia, io non ho fatto niente. E come ce lo dica lei dire? Qual è il non momento? Non ho fatto niente, non sapevo niente. No, questa domanda non può essere fatta. Ci dica lei il momento. Ma stiamo scherzando. Scopritelo voi. Ciuccio, niente barzellette. In questo momento io mi ritrovo orfana. Cioè non ho più genitori, non ho una sorella. Mi mancano le telefonate. Ricordo che ho più bello sono le ricorrenze, i Natali fatti a casa di Cosima, e poi loro, Valentina e Sabrina. C'è un'armonia, uno stare bene insieme, uno stare tutti insieme. Non si ripresenterà mai più un Natale così. Sarà solo una cosa che mi potrò ricordare, sarà una cosa che ho vissuto, bella, e rimarrà solo un ricordo, una cosa che non si ripresenterà mai più praticamente. Della vita di mia sorella Cosima e della mia, mi manca la loro presenza, Cosima. Questa cosa è arrivata proprio come un fulmine a ciel sereno. Ancora oggi non ho capito quello che sia stato il ruolo di Cosima, se lei c'entrava, se lei lo fa per coprire sua figlia. Il suo ruolo ancora io non l'ho capito. Né Michele, diciamo, ha mai parlato di Cosima. C'è una ricostruzione, però non sappiamo se corrisponde al vero. Ci fanno queste anime davanti alla chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa. Andrea, Andrea, a misura di braccio, a distanza di offesa, che alla pace si pensa e la pace si sfiora. Andrea, famiglie disarmate di sangue si schierano arrese, e per tutti il dolore degli altri, dolore a metà, si accontenta di cause leggere, la guerra del cuore, e
il lamento di un cane abbattuto da un'ombra di passo, di brevi agonie sulla strada di casa, uno scoppio di sangue e un'assenza apparecchiata per cena.